Allora, stavo dicendo che è un ambiente ricchissimo, importantissimo, anche se in gran parte abbandonato, nel senso che è stato fino al 2004, praticamente non c'è stato nessun progetto di recupero. Nel 2004, grazie anche al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, quello che diciamo raccoglie le denunce di monumenti abbandonati, è stato nel 2004 quello che ha avuto più firme, più adesioni, e ha cominciato a muovere qualcosa. È inutile adesso che vi spieghi un po' quello che è successo. Qualche anno fa tutto l'insieme è stato acquistato dall'Arancilio. L'Arancilio, che non è solo quello del caffè, è un immobiliare che ha la sede a Parigi, anche se italiana, che ha acquistato questa struttura, e piano piano, con dei progetti che sono stati approvati, progetti che sono stati contestati, insomma, si è incominciato a fare qualcosa. Tanto è vero che vedete che, per esempio, la parte in alto è già stata intonacata, hanno fatto una prova con una finestra che vedete là, per quanto riguarda i colori, e ci vuole un mucchio di tempo e soprattutto ci vogliono miliardi. Per cui si comincia dalla facciata, poi viene il gelo, poi si fa, poi le belle arti bloccano perché ci bisogna studiare bene in determinata cosa. Insomma, in altre parole, si va molto e molto lentamente, però intanto si è avviato questo lavoro di recupero. Non sarà quello che originariamente era, veniva chiamata la Versailles italiana, 360 stanze, che non è vero, però dicevano così, 160 stanze, e adesso con questa riforma una parte diventerà albergo, una parte verrà strutturata per altre cose, ma d'altronde, se vogliamo salvare almeno in qualche maniera, qualche compromesso bisogna farlo. Allora, storicamente Castellazzo nasce nel 1600 come villa, con Galeazzo Arconati, che è stato il primo a prendere, a comprare questa proprietà, che tramite Pio di Savoia e altra gente, altri giri, e una volta era solo una specie di torretta, qui così, dove, che doveva proteggere la proprietà, una proprietà agricola, sulla strada, la Varesina, quindi aveva anche uno scopo di tipo militare. Dovete pensare a com'era originariamente, perché è vero che c'erano dei campi qui intorno, ma la ricchezza principale erano i boschi. Boschi ricchissimi, con animali di tutti i tipi, dal lupo al cinghiale, insomma, animali che adesso magari da noi non esistono più. Però, e dove, quindi, era una zona dove i nobili amavano andare a caccia. Nel 1600, proprio in un periodo di grave crisi e di pestilenze, queste ville rappresentavano per i signori, per i ricchi, una valvola di sfogo. Signori che stavano a Milano di solito, oppure in altre cittadine, a Bergamo, così, però la maggior parte stava a Milano, che dal mese di maggio fino al settembre inoltrato si trasferivano in queste ville di delizie, come venivano chiamate, per dedicarsi ai divertimenti, alla caccia soprattutto, alla caccia in particolare, proprio perché qui intorno era tutto bosco. Allora, Galeazzo Arconati, il primo che ha acquistato questa proprietà, ha voluto trasformare questo, un casale che era più o meno con questa torre di controllo, in una grande villa, proprio perché lui era ricco, aveva sposato soprattutto, magari lui era ricco, però aveva sposato Anna De Capitaneis, che era una ricchissima mercantessa, che poi gli ha finanziato tutte le varie sue iniziative. E con i soldi suoi e quelli della moglie, con le parentele giuste, perché questo era immanicato con il cardinal Federico Borromeo, di cui era cugino tramite la madre, quindi era nipote del San Carlo Borromeo, quindi Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, ed era di una famiglia nobile che avevano proprietà da tutte le parti. I Borromei hanno lasciato il loro nome anche, che ne so, a Cesano Maderno, a Solaro, avevano ville da tutte le parti. Quindi, grazie a tutte queste parentele e soprattutto al suo buon gusto in campo artistico, ha fatto costruire questo,
questo Castellazzo, che non è come lo vedete voi, perché mancava tutta questa ala sud, non esisteva. Però ha incominciato a fare questa facciata più o meno e quell'ala di lì. Così come lo vediamo è del 1740 più o meno, con il nipote di Galeazzo, si chiamava Giuseppe Maria, e questo nipote, anche lui, grazie ai giri, ai soldi eccetera, ha dato l'incarico, sembra, perché adesso vi dico perché ci possono essere delle difficoltà, a un architetto romano che si chiama Ruggeri, Giovanni Ruggeri, il quale era, a quei tempi era un architetto estremamente famoso, che però teoricamente non avrebbe potuto lavorare in Lombardia perché era dell'ordine degli architetti romani. Allora c'erano delle gelosie terribili, per cui uno che faceva parte di un ordine regionale o di un certo tipo non poteva lavorare altrove. Quindi è un po'... Non c'erano ancora state le liberalizzazioni. No, assolutamente. Fra l'altro l'architetto, questo architetto Ruggeri è morto prima che si completassero i lavori, per cui qualcuno dice che non è vero. Comunque, questo architetto però sicuramente ha lavorato nel nostro territorio su una chiesa di Pavia. Quando c'erano di mezzo gli ordini religiosi, allora si chiudeva un occhio e potevano lavorare. Quindi molto probabilmente l'architetto Ruggeri ha fatto il disegno e poi dopo è stato realizzato così come appare in questo periodo. Tornando invece a Gian Galeazzo, è quello che ha arricchito, come se fosse un museo, questo ambiente, che ha conservato ancora al giorno d'oggi delle grandi ricchezze. Noi andremo a vedere la statua di Pompeo Magno, la vedremo, un colosso di 3 metri. Vi parlerò di altre cose che c'erano a quei tempi. Per cui facciamo un bel mestiere anche per... No, una cosa vi voglio dire, sui giardini, beh, lo diciamo dentro.